Borrozzino Moto, via dei Romani 11, Santa Maria Capua Vetere. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. Baccaro Elettroimpianti, accendi la tua luce. Prima, via Orazio 73, Napoli. Andiamo avanti e parliamo delle attività sportive della Campania. È infatti iniziato il campionato regionale enduro che ha visto a Santa Tecla, in provincia di Salerno, la prima giornata di gara con le prove cronometriche. Ecco a voi, con le immagini di Carmine Bosso, le cronache delle gare curate dalla nostra redazione. Febbraio 2003. Riparte il campionato regionale di enduro dopo le attese di tutti gli appassionati campani. Grazie al Motoclub Salerno, che ha fatto sì che la competizione potesse svolgersi, la prima giornata di gare cronometriche ha avuto luogo nel comune di Monte Corvino Pugliano, in località Santa Tecla, in provincia di Salerno. Iscritti a questo nuovo campionato 2003 ben 70 piloti, per lo più campani, ma non sono mancate le presenze dei piloti provenienti dalle regioni limitrofe. Presente anche qualche team come l'SPS, costituito da Giuseppe Trepiccioni e Nicola Della Rossa, che vede impegnati nel campionato italiano enduro ben 8 piloti. Un grande traguardo per un team del Sud. Le categorie partecipanti al campionato regionale di enduro sono la 125, la 250, due tempi e quattro tempi, la 400 e la 500 quattro tempi. Dopo la lunga fase di preparazione alle gare, con la messa a punto delle moto, si passava alla partenza e alle ore 11, secondo l'orario previsto, i partecipanti alla competizione hanno iniziato a percorrere il tracciato misto di strada e terreno, segnato in un percorso da ripetere per 5 volte, per un totale di circa 130 km. Percorso un po' impegnativo, che ha registrato la notevole prestazione di alcuni piloti e la non felice conclusione di altri. Ma anche questi ultimi hanno comunque goduto dello splendido percorso snodato tra querce, castagni e lo sfondo della frazione di Santa Tecla, con in più una piacevolissima percorrenza in una fettucciata di circa 2,5 km, molto apprezzata da tutti i piloti. Ad ogni passaggio dei due punti stabiliti, i piloti effettuavano i regolari controlli a timbro dei tempi, che insieme alle prove speciali hanno determinato i vincitori. Tutta la gara, organizzata e gestita dai dirigenti del Motoclub di Salerno, è stata assistita dal commissario di gara della Federazione Motociclistica Italiana Francesco D'Ambrosio, sopraggiunto da Roma a causa dell'assenza dei dirigenti campani impegnati sul circuito di Vinetto a Bari in altre gare federali. Ma ecco le fasi più spettacolari ed entusiasmanti di questa prima prova. Nella classe mista tra 80 e 125 la vittoria è andata a Sandro Tramontano del Motoclub Pianeta Moto. Nella 250 due tempi, buona prestazione di Nicola Della Rossa del team SPS, che in giornata di grazia visse la vittoria anche nella assoluta, mentre nella 250 quattro tempi il miglior tempo è andato a Vincenzo Rio del Motoclub Oliveto Citra.
La 450 quattro tempi ha visto invece dominare Tommaso Gonzales, anch'egli del team SPS, giunto quinto alla scorsa edizione del campionato italiano di enduro, dove è impegnato anche quest'anno e dove si è piazzato tra i primi quattro nella prima giornata di gara svoltasi il 23 febbraio a Noto, in provincia di Siracusa. Ha chiuso le premiazioni la netta vittoria di Luigi Martello del motoclub Pianeta Moto nella classe 500 quattro tempi. L'assegnazione dei trofei è stata seguita dal sindaco della cittadina ospitante le prove, che si è detto soddisfatto e desideroso di ospitare le gare anche per le prossime edizioni. Appuntamento quindi alla seconda fase del campionato regionale di enduro, che si terrà domenica 9 marzo ancora in provincia di Salerno ed esattamente ad Oliveto Citra. Star Bikers sarà presente anche lì per seguire per voi le cronache delle gare.